Mister Lorenzo Nitti. Allora, alla fine forse il risultato ha penalizzato troppo il Manfredonia, però il primo tempo l'avete giocato benissimo, soprattutto avete messo molto in crisi, mi è parso, il Manfredonia con la pressione, una pressione che Manfredonia ha sofferto molto e che spesso l'ha indotto in errore. Credo sia stata una gara molto equilibrata, il risultato sul tabellone non rispecchia quello che si è visto sul campo. A mio avviso il Manfredonia è un'ottima squadra, tatticamente molto preparata. È normale che quando si viene a giocare in un clima ovviamente caldo, perché il Manfredonia aveva necessità di punti su un campo così piccolo, la partita diventa una battaglia. Noi siamo stati bravi a giocarla con intelligenza, a sfruttare gli errori del Manfredonia e a portare il risultato nel corso della gara dalla nostra parte, e questo poi ci ha aiutato per riuscire a vincere la partita. Secondo tempo molto più equilibrato, ha temuto mister che di un recupero del Manfredonia? Onestamente no, perché sapevamo cosa dovevamo fare, ovviamente sapevamo benissimo che sarebbe stata una battaglia, siamo stati bravissimi a entrare in campo, a portarci nuovamente con un gol avanti e poi il Manfredonia ha segnato, è stata una bellissima partita, però avevo fiducia nella mia squadra, avevo fiducia nei ragazzi, abbiamo credo fatto un'ottima difesa col portiere di movimento e quindi sono più che soddisfatto. Secondo posto è il Petrarca, che ha sofferto molto più di voi qui. È davvero imbattibile, mister, o ci contate voi di raggiungerlo? Ma noi in questo momento, come tutte le squadre, non dobbiamo guardare la classifica. È troppo presto, questo è un campionato super equilibrato. Nel corso di questo campionato, secondo me, ogni squadra avrà dei momenti positivi e altri negativi. Però le gare sono equilibratissime e tutto può succedere. Il Padova è una squadra allestita per vincere, noi siamo una squadra, un'ottima squadra, un ottimo gruppo che però vogliamo fare un percorso e poi alla fine dell'anno vedremo questo percorso dove ci porterà, però per ora noi non guardiamo la classifica ma ragioniamo solo gara dopo gara. Quindi non c'è un progetto di vincere il campionato, di arrivare nei primi quattro? Il roster è da prime quattro, visto? Ma non lo so, questo lo dirà il campo. Noi siamo molto contenti della squadra che abbiamo, la società mi ha messo a disposizione degli ottimi giocatori, non ci dimentichiamo che non abbiamo in squadra Santiago Basile, che è un giocatore di livello di caratura internazionale, però credo che i compagni in questo momento stanno compensando appieno la sua assenza, ognuno sa il suo ruolo, ognuno di loro dà il massimo e noi, ripeto, abbiamo un progetto a lungo termine che non riguarda solo questa stagione con la società, un progetto di crescita che con il tempo e con il lavoro sicuramente speriamo ci possa portare a vincere. Grazie, mister. Grazie a voi.